Sì, quest'anno la cinquina del premio Strega è diventata Sestina, perché da regolamento deve figurare nella finale di luglio almeno un editore non appartenente ai grandi gruppi. E quindi, accanto ai Carofiglio, Veronesi, Ferrari, Parrella e Mencarelli, ecco l'estroso Jonathan Bazzi. Uno Strega, quindi, che prova sempre più a rispecchiare ampie fette di mercato, anche in un periodo difficile per tutti come quello che stiamo vivendo. Mi pare una edizione molto vivace, malgrado la situazione di difficoltà che si è determinata quest'anno. D'altra parte lo vediamo anche dalla partecipazione molto intensa che c'è stata, sia agli incontri fatti in queste settimane in streaming oppure organizzati in vario modo, per esempio con le scuole eccetera, anche con la percentuale di votanti molto alta, quasi il 90%. E poi in finale c'è anche chi lo Strega l'ha già vinto e tenta una storica doppietta. Ma me ne ero scordato, c'è della suspense, c'è dell'emozione. 14 anni sono tanti, io non mi ricordo praticamente nulla se non a sprazzi dei flash, e poi che ho vinto, per cui insomma è tutta un'altra esperienza che parte da zero.